Si è svolta ieri la riunione straordinaria della Giunta Comunale per fare il punto sull'incendio che ha distrutto parte della pineta di Lido di Dante. Al termine, il sindaco Matteucci ha fatto il punto su ciò che verrà fatto per ripristinare i 65 ettari colpiti dall'incendio, di origine antropica e probabilmente dolosa. Sì, è un disastro senza precedenti. Per questo abbiamo indetto per il 19 agosto la giornata di lutto civico, che avrà il suo epicentro alle 9 con il deposito di una corona nella zona dell'incendio e poi alle 10 alla Bevanella per un convegno. Vogliamo ricostruire la pineta così com'era? Ci sarà bisogno di tempo, di soldi, di impegno del volontariato, di professionalità degli addetti ai lavori. Spero che trovino i colpevoli. Ravenna non ha bisogno di capri espiatori, ma di colpevoli. Per cui credo che non vada bene l'esercizio, diciamo, incattivirci gli uni contro gli altri. Spero anche che nella ricostruzione della pineta una piccola zona rimanga a memoria di quanto accaduto, una specie di ground zero come monito perché non si ripeta per mano dell'uomo un atto così criminale. È stato fatto anche un accenno al discorso di Ravenna Capitale Europea della Cultura del 2019 e anche a una fondazione. Le pinete insieme ai mosaici, insieme a Dante, sono uno degli elementi caratterizzanti della storia e della presente di Ravenna, e per questo il progetto di ricostruzione della pineta entrerà nel dossier di candidatura a Capitale Europea della Cultura. L'idea della fondazione, tutta da precisare, è questa: siccome nell'area dell'incendio non troverà spazio né un metro quadrato di cemento né attività di business privato, perché l'incendio non può pagare, e viceversa sarà necessario organizzare delle attività, forse una fondazione controllata dagli enti pubblici a cui partecipano anche realtà private può essere un buon modo per finanziare la rinascita della pineta. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.